Simone Guerri, che sapore ha questa rete segnata a tempo scaduto e questa vittoria conquistata anche in inferiorità numerica? No, bellissimo, cioè, credo che una giornata così con questo epilogo perfetto magari me la sognavo, non mi aspettavo magari neanche di entrare, c'è stato un po' di... No, a un certo punto potevo entrare, poi abbiamo preso gol, non dovevo più entrare. Alla fine niente, una gioia immensa per noi, per la squadra, personale chiaramente, poi per i tifosi. Veramente questo ci dà una forza incredibile, questa vittoria. Ecco, il tuo primo gol con la maglia della Robur, insomma, credo che la tua testa sia affollata di molti pensieri, magari anche pensando all'anno scorso, alla sofferenza generale, e insomma, e anche la gioia di questa sera, penso che qualcosa un po' ripaghi, no? Sì, cioè dire, ero abituato spesso a segnare magari negli altri anni. L'anno scorso ho fatto un ruolo che magari non era proprio il mio, di regista, quindi appunto abbiamo sofferto, chi quest'anno in questa squadra sa quello che abbiamo passato l'anno scorso, e credo che sia comunque una forza in più che avremo quest'anno, perché comunque abbiamo una voglia di riscatto incredibile, parlo quelli che eravamo qua l'anno scorso. Sensazione dopo questo splendida rete, dopo questa entrata decisiva per la partita da parte tua? Ma sì, sono contento sia per me che per la squadra, perché comunque sono tre punti molto importanti, soprattutto per come sarà messa la partita. Abbiamo fatto un gran primo tempo, secondo me, tranne gli ultimi 15 minuti, e poi il secondo tempo invece abbiamo sofferto, abbiamo concesso secondo me due gol evitabili, e poi siamo stati bravi a crederci e a ribaltarla. È un risultato molto importante. Ecco, hai parlato della tua scelta di venire a Siena, una scelta convinta dopo aver anche pensato di rimanere, di poter rimanere in Serie B. Come ti sei inserito a Siena, nel gruppo e a Siena come città? No, il gruppo mi ha accolto benissimo, aspetta a me farmi voler bene da loro, nel senso che sono nuovo, quindi mi devo far conoscere, però fino ad ora tutto bene, anzi. Per quanto riguarda Siena città, sto imparando a conoscerla adesso, sto cominciando a capire un po' tutto, quindi mi ci vuole un po' di tempo, ma piano piano andrà tutto bene.